Questo è un video che tutte le persone dovrebbero pagare per vederlo, perché vi regala una pillola non di saggezza, ma di esperienza che vi può aprire le porte della vostra mente per migliorare la vostra condizione. Non ha niente a che fare direttamente con la remise in forma, con l'alimentazione, con la nutrizione, con l'allenamento, ma ha a che fare direttamente con ognuno di noi nell'ambito della propria vita personale. Poi ovviamente può essere declinato anche al discorso dell'alimentazione e della remise in forma. Oggi ho fatto una lezione con un mio cliente privato e come spesso accade, mi capita spesso di parlare di tutt'altro rispetto alla combinazione dei carboidrati con le proteine, ad esempio, perché comunque sono tasselli importanti per muovere delle leve all'interno della mente che poi ci fanno compiere delle azioni e per ricondurci all'obiettivo che ci siamo prefissato. Il tema di questo video è la felicità. Bene, la felicità è un qualcosa che l'uomo comune, tutti gli uomini, pensano che debba venire dall'esterno, mentre tutte le più grandi conquiste, e quindi anche la felicità, va appunto creata e conquistata e costruita da ognuno di noi. Noi siamo convinti che per essere felici è necessario ricevere un ti amo, è necessario che un altro ci dica ti ho pensata, è necessario che un altro ci faccia un regalo, è necessario che un'altra persona ci riconosca una nostra attitudine, ci riconosca, ci faccia un complimento, un riconoscimento sul lavoro e quant'altro. La felicità invece è un qualcosa che se vogliamo veramente avere, dobbiamo costruircela ogni giorno con le nostre mani. E la stessa cosa avviene per il denaro, la stessa cosa avviene per l'alimentazione. Non si è magri perché Gesù ha deciso che io sono magro e un altro è grasso. L'essere magro, l'essere in forma, l'essere sano è un'attitudine che va costruita e va creata giorno dopo giorno. Non è una fortuna, non è un beato lui o beata lei. Quindi anche e soprattutto per la felicità, questa cosa è fondamentale. Dobbiamo costruircela con le nostre mani. Non dobbiamo aspettare l'aiuto esterno. Non dobbiamo aspettare che sia l'altro a donarcela. Noi dobbiamo donarci felicità. Combinazione, mentre stavo facendo questa lezione, ho ricevuto un messaggio da parte di una mia cliente che si sente triste, si sente svuotata, si sente demotivata e nonostante il protocollo sia stupendo, fantastico, non riesce a trovare un appiglio per venire fuori da queste sabbie mobili. E allora, conoscendola un po', le ho dato subito un consiglio su dove lavorare. E vi renderete conto come magicamente, lavorando su altre cose che ritenete meno importanti o che magari ottenebrate da tanti problemi e non riuscite a vedere, magicamente si sblocca tutto. Allora, ricordatevi che noi dobbiamo avere il controllo sulle cose importanti della nostra vita, quindi la felicità, quindi il denaro, quindi il lavoro, quindi la famiglia, anche i rapporti interpersonali. Dobbiamo noi costruirli e non aspettarci che siano gli altri a darci il contentino, perché quando poi non arriva sono cazzi amari.